La ASL di Pescara raccontata dal centro-destra, dove tutto va bene, dove ci sono milioni di euro da investire, macchinari all'avanguardia e dove nei corridoi degli ospedali, ironizza Domenico Pettinari, si incontrano unicorni e folletti, non esiste. Esiste invece una realtà ben diversa che i cittadini vivono sulla loro pelle, che trova nella storia di questi 5 anni di governo la sua storia, rimarca il vicepresidente del Consiglio regionale. Il nuovo piano di riordino della rete ospedaliera, udite udite, hanno soppresso l'unità operativa complessa di medicina dall'ospedale di Popoli. Significa che a Popoli il reparto complesso di medicina verrà soppresso, quindi si perderà il primario, si perderà l'autonomia funzionale e giuridica, si perderanno tantissime persone. Questo è stato declassato in unità semplice dipartimentale. L'operazione Verità presentata questa mattina è una disamina dei presidi di Popoli, Penne e Pescara. E mancano i codici di precedenza al CUP per i disabili e per le donne in dolce attesa. Ci parlano della risonanza magnetica che dovrebbe essere trasferita su Pescara, stiamo ancora indagando e vedremo. Ci spostiamo a Penne. A Penne il declassamento è davvero vergognoso. La grande eccellenza di gastroenterologia di Penne ha perso, abbiamo solo un medico, ha perso la seconda sala di endoscopia che è stata chiusa. C'è un progetto approvato 3 anni fa per la prevenzione del tumore del colon che bisognava realizzare a Penne nella gastroenterologia, non è stato mai attuato. Mancano gli anestesisti. Mancando gli anestesisti non si possono fare determinate operazioni, altri reparti affini non possono lavorare bene. Restano le questioni del pronto soccorso di Penne e di Popoli che diventano un problema che si riversa a imbuto su Pescara. Pronto soccorso di Pescara è un lazzaretto, stiamo denunciando addirittura attese di giorni interi, giorni di attesa in pronto soccorso, è diventato un vero e proprio reparto dove stazionano persone e si somministra anche il vitto. Purtroppo non riescono a ricoverare perché quando al pronto soccorso chiamano i reparti non ci sono i posti letto, quindi nel pronto soccorso il personale è costretto a gestire un grande lazzaretto dove tutto accorpato, dove ci sono reparti dove si dovrebbe fare solo l'emergenza urgenza. All'esterno non si riesce a ricoverare, diciamolo subito, la medicina territoriale non funziona, distretti sanitari e guardie mediche che non fanno più d'ambulatorio costringono tutto a rientrare ad imbuto nell'ospedale di Pescara. E con questo caldo torrido mancano i condizionatori. Stiamo registrando nei reparti un caldo a oltre 40-45 gradi, immaginate persone con patologie gravi senza condizionatore, una cosa veramente gravissima, soprattutto la sala d'attesa di oncologia, un grande lazzaretto.